Lo sport come strumento per veicolare i valori della legalità, del rispetto verso gli altri e del sacrificio. Con questo obiettivo, il Comune di Napoli ha promosso il progetto Legalità e Sport scendono in campo, che prenderà il via il 30 aprile a Ponticelli per poi attraversare gli altri quartieri della città. È nata una sorta di gemellaggio tra Ponticelli e Scampia. Questo vuole essere l'inizio per allargarci in tutta la città. Quartieri difficili, però devo dire la verità, stiamo lavorando, piano piano si ottengono i risultati. Il messaggio comunque sta passando. La gente ha bisogno di sentirsi le forze dell'ordine vicine. Quindi loro scendono in campo perché i cittadini devono capire che loro non sono solo quelli che reprimono, ma sono anche quelli che sostengono i cittadini onesti. A Ponticelli e nella città di Napoli ce ne saranno molti di più dei disonesti. Luogo della manifestazione sarà il Parco De Simone, dove dalle 9 alle 14 i ragazzi delle scuole del territorio saranno impegnati in attività sportive. In campo anche il campione olimpico Pino Maddaloni. Sì. Torniamo un attimo indietro e ricordiamo che lo sport è un gioco dove il bambino si diverte, sorride, però apprende anche dei valori in maniera spontanea e penso che, come ho detto, è l'azione più veloce, più forte e che deve essere come una goccia, deve dare continuità, cioè non dobbiamo scocciarci di organizzare delle giornate per i giovani, anche perché diciamo sempre che i giovani sono il futuro e se non si fanno queste giornate per i giovani allora siamo messi male.